Il 23 febbraio del 2021 segna una data storica per i nostri amici elefanti africani. Ciao a tutti ragazzi, io sono Alessandro Nicoletti, biologo marino e fondatore di Keep the Planet e oggi parleremo della conservazione del gigante buono. Ma prima di iniziare, se non lo hai ancora fatto, per favore iscriviti al canale, metti like al video così da aiutarne la visibilità e soprattutto attiva la campanellina per ricevere i prossimi aggiornamenti. Storicamente parlare di elefanti significava individuare due specie, l'elefante africano e l'elefante asiatico. Come suggeriscono i nomi, uno, l'elefante africano situato in Africa, l'altro, l'elefante asiatico, ovviamente situato in Asia. Questa classificazione, così impostata, ha avuto una conseguenza importante sulla definizione del loro stato di conservazione. Gli esperti dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, per definire lo stato di conservazione di una specie, prendono in considerazione diversi aspetti, tra cui il numero di individui, l'areale di distribuzione e il numero di popolazioni presenti. Chiaramente, se due specie sono considerate un'unica entità, avranno habitat più ampi, più individui, popolazioni più ampie, diminuendo quindi la gravità del loro stato di conservazione. Il concetto è semplice: per dichiarare una specie in pericolo critico di estinzione, deve avere un habitat ridotto, pochi individui e poche popolazioni. Ed è qui che inizia la storia recente degli elefanti africani. La conferma scientifica circa l'esistenza di due specie di elefante africano, che si vanno ad aggiungere all'elefante asiatico, ci arrivano finalmente dalla prima mappatura del genoma della famiglia Elefantidae, effettuata dall'Università di Harvard. Le analisi genetiche hanno confermato l'esistenza di due specie di elefante in Africa, l'elefante africano di savana, quello più conosciuto, e l'elefante africano di foresta. Questo ha portato finalmente alla recentissima decisione storica del 28 febbraio del 2021 da parte dell'UICN di considerare finalmente queste due specie come entità distinte dal punto di vista conservazionistico. Gli esperti hanno ovviamente dei parametri molto rigorosi per inserire una specie in una lista piuttosto che un'altra. In passato, quando l'elefante africano era considerato un'unica specie, risiedeva all'interno delle specie vulnerabili. Ora che abbiamo due distinte specie di elefante africano, il loro stato di conservazione è ovviamente cambiato. L'elefante africano di foresta ora è inserito nella lista delle specie in pericolo critico di estinzione, mentre l'elefante di savana nel livello superiore, nella lista degli animali in pericolo. Grazie a questo cambiamento, che potrebbe ad un occhio meno esperto sembrare di poco conto, in realtà è un ottimo traguardo perché così facendo gli esperti possono focalizzarsi meglio su ogni singola specie ed attuare delle politiche di conservazione più efficace. Come illustrato in questa figura, gli elefanti di foresta vivono in 20 nazioni dell'Africa centrale ed occidentale, mentre gli elefanti di savana sono concentrati in Africa meridionale ed orientale. Gli elefanti di foresta differiscono da quelli della savana per forma, comportamento ed ecologia. Sono leggermente più piccoli, hanno pelle più liscia, le zanne sono sottili, parallele e rivolte verso il basso. Questo probabilmente per favorire il passaggio attraverso gli alberi. Al contrario, le zanne dell'elefante della savana divergono ampiamente. Un'altra caratteristica che potrebbe aiutarci a riconoscere le due specie è la forma delle orecchie. Gli elefanti della foresta hanno infatti orecchie arrotondate, mentre quelle dell'elefante della savana ricordano la forma del continente africano. Gli elefanti delle foreste hanno anche un tasso di riproduzione più lento. Si è stimato che questi, se protetti, possono raddoppiare la loro popolazione in 60 anni. Mentre il tasso di raddoppio dell'elefante di savana è 3 volte più rapido. Utilizzando i dati di oltre 300 indagini iniziate nel 1974, le popolazioni di elefanti di foresta si sono ridotte di oltre l'86%, inserendoli di fatto nella categoria a rischio critico. Numeri esatti del numero di elefanti di foresta sono molto difficili da avere,
anche perché sono animali elusivi che vivono all'interno di foreste, rendendo ogni stima approssimativa. L'ultimo report del 2016 individuava in circa 415.000 elefanti in totale, sia quelli di savana sia quelli di foresta. Entrambe le specie sono in netto declino e i fattori purtroppo sono sempre gli stessi: perdita di habitat e bracconaggio. Quest'ultimo negli ultimi anni è peggiorato a dismisura perché vengono utilizzate armi moderne e tecnologie militari. Queste opportunità da parte dei bracconieri sono supportate dall'aumento del prezzo dell'avorio sul mercato nero. In soli 3 anni circa 100.000 elefanti sono caduti sotto il fuoco spietato dei bracconieri. Ora il nuovo stato di conservazione di queste due specie hanno obbligato le autorità ad incrementare gli sforzi di conservazione. Se in passato si considerava l'elefante africano come una specie vulnerabile all'estinzione, ora l'elefante della foresta è in pericolo critico di estinzione, l'elefante della savana in pericolo di estinzione. Questo significa che dovranno essere incentivati, supportati ed incrementati gli sforzi di conservazione, gli investimenti e le politiche che porteranno, si spera, ad una maggiore tutela del territorio e dell'habitat. Per proteggere questi fantastici animali, simbolo del continente africano, si devono studiare dal punto di vista scientifico così da poter migliorare le strategie di conservazione. Ad esempio, alcune popolazioni di elefanti della savana migrano alla ricerca di maggiori quantità di cibo. Conoscendo questi comportamenti, si facilita la loro tutela. Un'ulteriore minaccia, difficile da quantificare, arriva dai cambiamenti climatici, che modificano la distribuzione e la quantità di cibo disponibile. Nonostante le minacce, ci sono alcuni casi di successo, come quello in Gabon, che rendono la conservazione possibile. Qui, in Gabon, le foreste sono protette, gestite in maniera responsabile e sostenibile e soprattutto si è instaurata la politica della tolleranza zero, con pene severe di oltre 10 anni di reclusione per chi viene coinvolto e chi viene preso nel commercio e nella caccia di elefanti africani. Qui esiste anche un tribunale specializzato per i crimini sulla fauna selvatica e nel 2021 l'Agenzia Nazionale per i Parchi del Gabon ha costruito il primo laboratorio di analisi forense sul DNA. Le analisi del DNA dell'avorio sequestrato fornisce prove fondamentali per aumentare le azioni penali. Aiuta anche gli scienziati a identificare i punti caldi del bracconaggio e le rotte commerciali. La misura più urgente e necessaria nel breve termine è creare una rete anti-bracconaggio che sia capace di identificare tutte le varie tappe del commercio, dalla caccia fino al consumatore finale, che spesso si trova in Asia. Per proteggere gli elefanti in maniera definitiva, bisogna incentivare la tutela del territorio ed innescare quel virtuoso processo che coinvolge le comunità locali che vivono insieme agli elefanti. Questo è possibile se si riesce a creare delle politiche di sviluppo dell'ecoturismo e del miglioramento delle condizioni di vita delle persone. Laddove si riesce a migliorare le condizioni di vita delle persone, dove si aumentano i diritti civili, laddove si creano delle opportunità economiche, dove si riesce a far capire che un elefante vivo ha più valore di un elefante morto, è lì che la conservazione ha successo. Non c'è alternativa, devono essere le comunità locali a voler proteggere queste fantastiche creature. Bene ragazzi, per questo video sugli elefanti africani è tutto. Se ti piace questo tipo di argomenti, per favore iscriviti al canale, diventa nostro socio, metti like così aiuti la visibilità del video e soprattutto attiva la campanellina per gli aggiornamenti.